perché da bambino c'era una donna, una signora, ad esempio, contadina, che mi abitava vicino, a volte mi ci portava una veglia, a volte vicino, e durante la vegliatura, l'unica cosa che ho visto addirittura, questa vecchia signora dell'Ottocento, dell'ultimo dell'Ottocento, addirittura, filava la lana, quindi la cosa più, oltretutto, oltre che fare il calzetto, la maglia, eccetera, ma faceva proprio la filatura della lana, proprio quella rocca che abbiamo qua presente addirittura, e di cui questa rocca era la sua, niente che lo è restaurato, niente di meno. Sì, questa qua, è vero, lei filava la lana. Questa è lana, esatto, cardata e sgarminata, l'altro processo, che la sgarminatura, perché dopo eccetera, veniva tutta presa addirittura e striata in modo che veniva tutta, cioè, che non facesse, diciamo, la roccia, eccetera, oltre che il lavaggio che veniva fatto agli animali, alle pecore, prima della tosatura, sì. E poi veniva cioè sgarminata, in modo che era tutta resa, tutta flessibile, che si poteva, ecco, sa benissimo, quella addirittura veniva messa, ora questa è la corda, ce l'ho messa per attaccarla, questa qua veniva messa tutta un ciaffo intorno a questa parte qua e veniva attorcigliata su questa parte, questa qui veniva inserita in una cintura, una seconda cintura messa appositamente alla cintura della donna. Ora io non ho qui presente, ma l'abbiamo sopra, i fusi, lei sape, allora, per coloro che non lo sapessero addirittura, questa è l'antenata dell'Ottocento del cosiddetto filatoio a pedale addirittura. Che succede? Questa addirittura qui, da questa là, veniva tutta filata con le dita addirittura, con tutte e quattro le dita, la mano destra e sinistra, indice e pollice. Poi, man mano che veniva giù il filo, veniva attorcigliato nel fuso veniva fatti alcuni giri, veniva fatto un mezzo collo praticamente, no? Perché non cadesse. Che succede? Poi quando avevano fatto un altro filo, ritiravano su, scioglievano il mezzo collo, altri giri e la cosavano così, e veniva attorcigliata nel fuso addirittura. Che succede? A volte, per salivare più la bocca, addirittura, specialmente in Toscana, dove c'erano le castagne, tenevano in bocca le donne una mondarella per salivare più la bocca, per cosare le dita. Questo lavoro veniva fatto dalle donne anche durante il giorno, mentre pascolavano le stesse pecore o i maiali, addirittura nel periodo invernale, che se tenevano questa inserita così legata forte, camminavano mentre guardavano. Dal fuso, normalmente, a volte veniva fatto il gomitolo, e c'era un'abilità, prendevano un pezzettino di carta acciaccata addirittura, che era il centro del gomitolo, e poi lì la ruota, e veniva una sfera addirittura, una parte. L'altra parte invece era il discorso del... per fare la matassa addirittura, e questa c'era un'abilità addirittura, veniva presa questa sotto così, la giravano così, 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 e giravano e facevano la matassa. Un altro tipo particolare, più raro, di matassa era questo, in due, uno teneva il filo e uno faceva così. Come si chiamano questi attrezzi? Depenatoio. Anche l'altro? Sì, 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 questi sono depenatoi, chiamati depenatoi addirittura. Questi invece... Come funziona questo? Sì, allora, uno tiene il filo, fa conto, no? Sì. Manda il filo, e l'altro, cioè, a seconda come vuole, o così come viene meglio, e questo faceva così. E qui veniva fatta tutto. Tutta la matata. Poi, cioè, più rudimentali, diciamo, man mano che l'avanzamento andava avanti, poi queste invece si chiamano arcolai addirittura. Questi si poteva fare la matassa e smontarla addirittura. Poi che succede? Esatto, esatto. Allora, questo funziona così, si tira su questa parte qua e si fa così addirittura, e qui mettevano, ecco, a seconda di quanto la volevano fa grande, con questo si faceva più grande o più piccola. Ecco, con questo addirittura. Poi, una volta per volerla smontare, ovviamente, con qui si poteva tirare via la matassa. Questo, la stessa cosa, si tiene. Ecco. È così, e si faceva lo stesso lavoro, veramente.